Ciao a tutti e bentornati o benvenuti sul canale di Vidi Sapienzie. Io sono Arianna e mi occupo degli animali fantastici, gli esseri, ormai lo sapete, che popolano il nostro immaginario collettivo e che oggi ci portano in Abruzzo, una delle regioni più belle ed ospitali d'Italia. La mia città di origine, Amatrice, prima ne faceva parte ed eravamo Abruzzo Ulteriore e lo siamo stati fino alla fine degli anni 20. Quindi condividiamo con questa regione l'ottimo cibo, ma anche parte del patrimonio folclorico. Sono dei nostri cugini stretti, insomma, e ne andiamo molto fieri. In Abruzzo si teme la pantafica, una creatura da incubo che paralizza le sue vittime nelle freddi notti appenniniche. La pantafica rientra nel grande insieme di tutti quegli animali fantastici che tormentano le persone che soffrono di SPS, sindrome da paralisi del sonno. Un fenomeno che sto trattando nella mia tesi magistrale in studi storico-religiosi e che avrà uno spazio tutto suo in una stagione specifica su YouTube dedicata agli animali fantastici della sindrome da paralisi del sonno, SPS. Alcuni di loro, come appunto la pantafica abruzzese, hanno finito con il canonizzarsi, diventando figure caratteristiche specifiche, simili o uguali dall'uno all'altro avvistamento dei dormienti da essi tormentati. I disturbi del sonno hanno da sempre condizionato letteralmente la vita delle persone che ne soffrono. E anche i non abruzzesi, pur non sapendolo, potrebbero aver visto almeno una volta nella vita la pantafica, pantafa, patafana o pantafeche e altre varianti locali. Apnee notturne e paralisi del sonno sono i suoi alleati e l'immaginario popolare le ha conferite autorità, poteri divinatori e autonomia mitica. Si manifesta come una visione che consideriamo cosciente nel momento in cui avviene, ma che costituisce in realtà uno stato allucinatorio. Una figura umana, solitamente una donna anziana dagli occhi rossi e luminosi, che si posiziona sul malcapitato, paralizzandolo, o che lo guarda, ferma nella sua stanza. Vi posso descrivere un po' la sensazione, ci si sente come se si fosse svegli, quasi che si avessero due paia d'occhi, un paio aperto nella visione e un paio chiuso nella realtà che si cerca di aprire con tutte le proprie forze, ma non ci si riesce. È spaventoso. E si possono vedere ombre, mostri, la pantafica, qualcuno che parla con noi o che ci fissa dal fondo della nostra camera e cerca di ucciderci nei casi più gravi. Ovviamente le visioni durante la paralisi del sonno sono molto varie, ognuno vede qualcosa di simile o del tutto diverso da quello che vedono gli altri, e anche non apparisse come è stata esattamente canonizzata nel suo aspetto tradizionale, la pantafica ha dei tratti distintivi ricorrenti che permettono l'immediato riconoscimento e che quindi permettono di fare una statistica della sua ricorrenza. L'etimologia è la stessa di fantasma, dal greco mostrare o apparire. Patasema o patafema in diverse località d'Abruzzo e del centro Italia. Nella mia frazione di Amatrice, Castel Trione, per esempio, si dice patasema e l'ho sentito dire ripetutamente durante l'infanzia, ma non c'era internet, quindi non era poi così facile cercarne il significato, soprattutto da piccoli. Non esisteva il sito www.vidisapienze.it e ancora non avevo scritto l'articolo sulla pantafica, quindi poi me la sono ritrovata mentre lo redigevo e ne sono stata alquanto sorpresa. L'allucinazione quando prende la forma di pantafica è vestita di bianco o di rosso ed è di corporatura esile, talvolta scheletrica, i lunghi capelli sono sciolti, il viso allungato e gli occhi rossi che fissano la sua vittima. Si apposta sul torace del malcapitato opprimendolo o sul suo letto, impedendo la respirazione, tanto da essere considerata colpevole di rubare il respiro. In Abruzzo, Alto Lazio, Molise e parte delle Marche, questo fenomeno è assimilato alle streghe. È una paralisi ipnagogica, ma si combatte come se si volesse sconfiggere una di loro. Basterà lasciare una scopa rovesciata nella camera da letto, sull'uscio di casa o al suo ingresso, oppure dei legumi molto piccoli, come le lenticchie. E la pantafica, presa dalla sua irrefrenabile mania, prenderà a contarne le setole nel caso della scopa, o i semi nel caso dei legumi. Questo le farà perdere tanto tempo, fino al risveglio della sua vittima. La pantafica ha anche la pessima abitudine di urinare nei letti o sulla testa delle vittime. E tutto sommato questa potrebbe essere una buona tattica, soprattutto per i bambini, ma anche per i grandi, di dare la colpa del guaio. Attenzione però, se la pantafica vi urinerà in testa, potreste essere trasformati in un animale.
La minzione notturna in stato alterato di coscienza è un fenomeno molto comune durante la paralisi del sonno, perché si potrebbe veramente avere la sensazione di essersi alzati dal letto, di essere andati in bagno compiendo tutte le azioni necessarie, mentre purtroppo non è mai accaduto. E ve ne accorgerete solo al risveglio. Quindi conviene dare la colpa alla pantafica, soprattutto in età adulta. Ebbene, questa era la pantafica. Iscriviti al canale, per noi di Vidi Sapienzi è molto importante e lascia il tuo like al nostro video. La prima stagione di Animali Fantastici sta per giungere al suo termine. A febbraio saremo pronti a fare un viaggio nell'Archeofood con Benedetta e Nello, il nostro archeochef, e anche me. Nel frattempo io vi aspetto ancora per le prossime 2 domeniche con il Golem e Sakoga e avremo veramente molto di cui parlare. Ciao e arrivederci al prossimo video!